scatti di una vita tra pioggia e scintille, io non dico bugie navigando le vie. Al centro i temi dei diritti dei lavoratori e della pace sul palco di Piazza Matteotti a Capodorlando per la prima edizione del concerto del 1° maggio. Sul palco diversi artisti siciliani per un'iniziativa organizzata da CGL, Associazione Nazionale Partigiani, che ha ospitato una mostra fotografica sulla festa del lavoro, ma anche il ricordo della strage di Portella della Ginestra e un omaggio ai sindacalisti uccisi in Sicilia dalla mafia. Oggi abbiamo letto come le 4 regioni in Europa che hanno la percentuale più bassa di occupati sul totale della popolazione sono le 4 regioni meridionali e la Sicilia è l'ultima, col 41,1% rispetto ad una media europea del 68%. Il rischio è che i giovani scappano, bisogna dare lavoro e i progetti del PNR debbono essere realizzati in maniera rapida e qui purtroppo noi siamo molto preoccupati e come CGL vogliamo da queste giornate come oggi lanciare un messaggio chiaro, che è quello che bisogna realizzare una progettualità che fino ad oggi non abbiamo visto. Durante la manifestazione anche una raccolta fondi per la popolazione ucraina promossa dal Comitato Tirreno Nebrodi della Croce Rossa. Lo slogan che noi abbiamo utilizzato qui a Capodorlando come in tutta Italia è al lavoro per la pace, perché il lavoro è indissolubilmente legato alla pace. Se non c'è pace non c'è sviluppo e non c'è lavoro. E il lavoro però deve essere un lavoro giusto, un lavoro retribuito e un lavoro dignitoso. Quindi pensiamo che queste siano veramente le parole d'ordine. Poi è chiaro che dobbiamo tutti essere impegnati, non demordere mai. Io dico a tutti gli uomini e le donne di guardare con speranza al futuro e con voglia di conquistare i diritti.